Non ripete le ultime prestazioni la scuola basket Arezzo, che perde a San Lorentino con l'Audace Pescia per 88-81. Partono decisi gli Amaranto, che cercano di scappare via fin dalle prime battute di gioco. A fianco della tanta volontà ci sono però errori di imprecisione, in particolare dalla lunetta, e una difesa che non riesce a limitare i tiratori avversari. Così Pescia, appoggiandosi all'eterno Cempini, rimette in piedi la gara, mettendo la freccia del sorpasso decisivo a cavallo tra la fine del secondo quarto e l'inizio del terzo. Pescia arriva così ad avere 11 punti di vantaggio al trentesimo, per poi toccare il massimo vantaggio sul più 16, prima che l'Amen tirasse fuori l'orgoglio che gli permetteva di rimontare e rendere meno amara la sconfitta. Sabato prossimo, terz'ultima partita di stagione regolare con il derby di Terranuova, dove gli Amaranto affronteranno il Galli dell'ex coach Baggiani. Noi quest'anno lo facciamo per fare delle prove, per vedere poi quali sono i ragazzi giovani che possono tenere un campo della Serie C o anche per metterli poi in mostra. Quindi per ora i ragazzi rispondono abbastanza bene, la settimana scorsa due under 16, questa sera un under 18, insomma l'idea è questa. Ovviamente però ogni tanto bisognerebbe anche vincere, quindi questa secondo il mio punto di vista era una partita abbordabile. Chiaro, non ci dimentichiamo che comunque al di là di Cempini, che insomma è un pilastro della pallacanestro, però è anche vero che ha 47 anni, ecco, quindi voglio dire, magari quello che penso è che forse noi abbiamo avuto un approccio sbagliato alla partita. Avrei giocato una partita, non voglio fare l'allenatore, in un altro modo, però ci saranno i vari motivi, poi ne discuteremo un po' anche con gli allenatori. Però detto questo, è un peccato, perché magari poteva dare un po' stimolo anche per le altre partite che andremo a fare, che sono abbastanza, almeno una, insomma, abbastanza abbordabile anche quella, però lo spirito ovviamente non aiuta, e quindi questa vittoria poteva essere importante. Abbiamo visto nel primo quarto, quando abbiamo accelerato, questo è quello che intendevo, la velocità nel campo, gli altri soffrivano, invece ci siamo adeguati al gioco degli altri. Secondo me l'abbiamo persa noi. Qualche novità, vediamo se la spuntiamo. Sono sempre novità. L'unico novità importantissima che dovrebbe essere. Che non c'è la firma, preferiamo aspettare. Quindi sta andando tutto come avevamo progettato, a breve ci sarà una bellissima novità.